Allora, ciao, questa sera qui al Super Sound siamo con Andrea, dei magazzini musicali, in realtà bolognese, anche loro siamo in espansione, si occupano diciamo, di musica, di quello che avviene al panorama musicale, dall'amministrazione alla produzione a che altro? Adesso abbiamo aperto anche i pochi, vogliamo portare fuori anche il lavoro che facciamo. Anche perché diciamo, è un'attività che subisce tutta l'influenza della chiusura alla cultura in senso lato, ma anche la musica in modo particolare in città anche a Bologna. Una volta erano diciamo, un paradiso quasi, diciamo, dovesse fare cultura, musica, eccetera, mentre adesso com'è la situazione. Adesso sta ricominciando, io vedo sempre più impegni, sono sempre più gruppi che fanno anche dei lavori più grandi, anche perché dovrebbe riprendere, come facevamo il discorso già prima io e Andrea, quella spinta alla creatività. Perché diciamo anche nella musica, come in altri generi, c'è stato un periodo in cui molte persone si sono adagiate sul già sentito, sul già ascoltato, sul magari perfezionare anche a livello professionale diciamo, delle produzioni che però non avevano quella, diciamo, quel carattere di ricerca che invece ci vorrebbe. Sì, infatti studio di registrazione, provo ad arrangiare, provo a dargli quell'input di arrangiamento diverso, di non sentire, che sennò è sempre la solita cosa che non porta da nessuna parte. Infatti, non l'abbiamo detto, ma lui è proprio la persona che siamo a raggio, a livello monta, smonta. E molte volte dà anche dei consigli, cioè che infatti io per quel poco che ne so, per quel poco che ho frequentato i magazzini musicali, sto vedendo molti gruppi anche qui a Super Sound, che sono passati da loro e probabilmente nella loro studializzazione hanno fatto quel salto che gli ha permesso poi anche a qualcuno di essere presente qui sul palco a Super Sound, per esempio. Adesso non faccio il nome, ma alcuni gruppi ci sono. La cosa importante dal mio punto di vista è mantenere un laboratorio. Infatti in campi diversi, ma anche noi come associazione siamo proprio, cerchiamo proprio di dare la possibilità a tutti di sperimentare, di fare, di confrontarsi più che altro, perché è quello molte volte che manca, cioè molte volte che succede, perché dicevamo prima moltissimo, perché non sentono gli altri, non vanno fuori, non ascoltano proprio quello che c'è in giro, fanno delle produzioni, magari anche fatte bene, ma che poi portandole fuori scoprono che ce ne sono almeno altre 100.000 presso a poco che si assomigliano, è questo il problema. Poi ecco, l'Italia anche in questo campo è rimasta un po' isolata, cioè, girando un po' con l'Europa e il mondo, non dico che ci siano cose qualitativamente buone più alte, ma c'è una maggiore spinta proprio a creare qualcosa di nuovo, da zero. Vabbè, c'è anche una questione diversa, la pace di produzione, perché noi con i ministri che dicono che c'è una linea da Ginevra al Gran Sasso, insomma, lavorano. Allora, ringrazio Magazzini Musicali e Andrea, chissà, forse anche per le prossime attività future possiamo forse vedere qualche collaborazione.